Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla web TV della Camera. E ricordo che la partecipazione da remoto è consentita ai colleghi e alle colleghe secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Oggi all'ordine del giorno abbiamo l'audizione della parlamentare georgiana Katia De Canoidze sulla situazione in Georgia. Saluto e ringrazio Katia per la disponibilità a partecipare ai nostri lavori. E ricordo che la delegazione che ha visitato Tbilisi il 21-23 maggio ha già avuto modo di incontrare l'onorevole De Canoidze, parlamentare indipendente di opposizione, che ha avuto un'importante carriera politica e istituzionale sia come ministra dell'istruzione ma anche come funzionaria in varie posizioni importanti in Ucraina. Negli incontri svolti in maggio si era affrontato il tema della legge sulle influenze straniere e quello più ampio dell'azione dei partiti di governo, sia in relazione allo Stato di diritto in Georgia che in relazione alle procedure di ingresso, diciamo, di avvicinamento, di adesione all'Unione Europea. Il focus di oggi è ovviamente sulle prossime elezioni e ringrazio davvero molto l'onorevole De Canoidze che sta togliendo tempo prezioso alla sua campagna elettorale. Thank you. E quindi entrerei subito in medias res. Noi siamo particolarmente interessati a capire come sta andando la campagna elettorale, il livello di fairness delle elezioni, della campagna, della preparazione e poi soprattutto gli esiti politici e che cosa dobbiamo aspettarci. Prego, do la parola all'onorevole De Canoidze. Molte grazie. È stato un onore per me testimoniare a questo comitato così autorevole che si sta interessando ai dettagli della campagna elettorale, quindi non soltanto per quanto riguarda specificamente la campagna elettorale ma anche l'intera situazione e le elezioni di importanza cruciale che avremo a fine ottobre. Adesso vorrei parlarvi di Kutaisi, che è una città che è nella parte occidentale della Georgia, che è sede di una buona parte dell'opposizione. Quando quindi ho partecipato alla campagna per l'elezione del sindaco e devo dire che queste elezioni non sono state veramente libere perché appunto quindi per l'opposizione la seconda fase della campagna elettorale è stata estremamente tesa. Abbiamo avuto molti appunto dialoghi precedenti con la vostra commissione. Si sente molto male, gli interpreti si scusano. Non è soltanto una mia opinione questa che vi esprimo alla vostra commissione ed è anche quello che ha detto l'ambasciatore qui a Georgia dell'Unione Europea e che ha detto molto chiaramente e molto apertamente che se Georgia Dream, il partito al governo, rimanga al potere, la Georgia non sarà in grado di procedere all'integrazione europea e l'ambasciatore ha anche detto chiaramente e pubblicamente che l'iter della Georgia verso l'Unione Europea, che è stata veramente un'iniziativa storica da parte del popolo georgiano, perché la gran parte della popolazione è pro-europea, perché tutti i sondaggi dimostrano che i georgiani vogliono fare parte dell'Unione Europea, bene, e voglio ripetere quello che ha detto l'ambasciatore, che vi dico ha dato un messaggio molto chiaro al popolo georgiano. Per quanto riguarda l'iter verso l'integrazione europea, bisogna che ci siano delle elezioni libere e
e quindi la volontà del popolo georgiano deve essere espressa chiaramente. A seguito della legge adottata nella primavera e che è stata vista dal mondo intero, molti giovani sono andati a protestare per le strade. Purtroppo la legge è entrata in vigore e alcune delle nostre organizzazioni hanno protestato. E questa è la situazione. Elections. The problem here is that the 26th of October, Georgian people, religious, made it. Choice in his favor to Europe or to Russia. Because what Clinton basically wants for Georgia is for sure to be Georgia sicuramente che abbiamo appunto degli amici, un supporto da parte della comunità internazionale. Vogliamo evitare l'isolamento. Che cosa significa l'isolamento per la Georgia? Significa che noi ci ritroviamo di fronte alla Russia, perché tutte queste dichiarazioni che sono state fatte dal politico, dal nostro partito, sono dal partito di coalizione, molto molto chiaro, ossia quello di portarci all'isolamento con i nostri partner. Ecco, vorrei sottolineare un aspetto molto importante. Recentemente, nel corso della campagna elettorale, naturalmente l'oligarco, gli oligarchi che stanno portando avanti la campagna, hanno fatto due promesse. Una promessa riguarda appunto non tanto l'istruzione, il benessere del popolo, o di come il popolo georgiano può essere coinvolto nella vita quotidiana per cercare di difendere la sicurezza nazionale della Georgia, ma invece la promessa preponderante fatta alla popolazione è quella di distruggere, eliminare la società civile, di mettere al bando, e voglio sottolineare questa parola, mettere al bando l'opposizione politica, ossia vuole condannare quindi l'opposizione politica. E il secondo punto è stato un indottrinamento da parte sua verso Gori. Gori è una città che è stata bombardata nel 2008 dalla Russia, e lui pubblicamente ha detto che il popolo georgiano, noi dobbiamo ritornare appunto a questo discorso dell'aggressione del 2008, rivedendo quello che è successo all'epoca. Allora, l'integrazione è molto importante. Naturalmente noi abbiamo delle difficoltà e la popolazione georgiana si rivolge verso l'opposizione. Noi vediamo queste elezioni come delle elezioni fondamentali, vediamo queste come la linea rossa, ossia dobbiamo fare veramente tutto il possibile, dobbiamo andare alla cabina elettorale, dobbiamo attivarci, proprio mandare un messaggio molto chiaro alla popolazione georgiana, ovvero che bisogna passare alle elezioni dell'opposizione. Abbiamo quattro coalizioni occidentali importanti, quindi non solo dobbiamo superare la soglia, ma dobbiamo veramente vincere queste elezioni. Quindi ci vuole una responsabilità per il futuro della Georgia, per la popolazione. Adesso devo dire in tutta onestà, il 26 ottobre sarà una data molto importante non solo per la Georgia, ma per l'intera regione, perché
dal 2022, quando la Russia ha iniziato l'aggressione in Ucraina, purtroppo la posizione del Georgian Dream, che è il partito di governo, è diventato molto chiara. Questa posizione qual è? È quella veramente di andare a vedere i partner ucraini. Allora, noi forse sapete che la narrativa principale, del partito di coalizione è l'impatto psicologico, c'è questo gioco tra guerra e pace. Bene, recentemente in Georgia, noi georgiani ci siamo svegliati, abbiamo visto appunto tutti questi poster per strada, cioè della Georgian Dream. Quindi da una parte si diceva, c'erano le immagini di Tbilisi e va bene, e poi però altre parti di questi cartelloni era distruggi Mariupol, distruggi la città dell'Ucraina, distruggi le scuole. E quindi questi sono questi cartelloni che dicevano da una parte pace, sì pace, no pace, adesso la guerra. Quindi ecco, queste sono le campagne preelettorali principali che vengono dal partito di coalizione. E questo naturalmente è stato preso male dai georgiani, perché l'ospitalità, la tradizione, il popolo georgiano, il suo atteggiamento all'UE, all'Ucraina, ai nostri amici, tradizionalmente è molto sentita, è molto forte. Adesso noi ci siamo in una situazione in cui sì, bene, siamo in campagna elettorale, stiamo cercando di fare il nostro meglio, malgrado il fatto che noi abbiamo quattro coalizioni e quindi poi Unity UN, che è la quinta, poi Coalition for the Changes, poi Strong Georgia Lalol, che è un'altra, e poi High for Georgia. Ecco, diciamo, queste sono le coalizioni principali che hanno possibilità non solo di superare la soglia, ma di essere anche un governo di due coalizioni. Nonostante tutte le nostre differenze ideologiche, nonostante il fatto che probabilmente in passato abbiamo avuto esperienza negativa, non ci parlavamo tra di noi, invece adesso invece siamo molto uniti, nel senso di noi, la Georgia vuole entrare nell'UE e vuole veramente mandare questo messaggio al popolo. Quindi io come membro dell'opposizione adesso, quindi portando avanti la campagna di Tbilisi in tutta la regione, quali sono i messaggi di intimidazioni da parte del Georgian Dream verso la popolazione? Bene, i primi li ho già detto, ossia questa è una guerra, è una campagna guerra e pace, e questo è stato utilizzato anche già in passato, già da Orban nel passato, e sono le informazioni del russa che diventano sempre più forti queste informazioni, e purtroppo io non posso proprio credere come il fatto di dire, ecco, che lo dico oggi, che il mio governo, il governo del mio paese, 20% del mio paese è occupato, usano la disinformazione russa, e questa è la prima cosa. Poi la seconda cosa è lo statement fatto anche di Shvili, che dopo le elezioni andrà a mettere al bando tutti i partiti all'opposizione. E purtroppo questa campagna antioccidentale orrenda sta continuando ad andare avanti. Chiamano i nostri partner e amici della comunità internazionale, come l'UE, gli ambasciatori, gli Stati Uniti, i membri del partito globale della guerra, che veramente è una cosa pazzesca. Però il tipo di campagna che loro stanno portando avanti, il messaggio che danno al popolo, l'intimidazione viene proprio dalla minaccia, la pressione sulla Giorgiani. Cioè oggi per esempio hanno cominciato in modo incisivo, hanno cominciato a prendere tutti gli ID degli elettori, tutte le carte d'identità degli elettori, probabilmente per fare frodi elettorali. Quindi come voi sapete, abbiamo un rato di immigrazione in Georgia molto alto, circa
centinaia di migliaia di persone dal 2020 hanno lasciato la Georgia, e questo è un alto tasso di immigrazione, perché le persone semplicemente non riescono a vedere un futuro per la Georgia. Naturalmente poi anche i servizi di sicurezza sono molto coinvolti per fare intimidazione e bullizzare i georgiani, e questa è l'altra leva psicologica che usano. Però oltre a questo noi continuiamo la nostra campagna politica e continuiamo a cercare di mandare il messaggio importante, ossia quanto sia importante per la Georgia votare contro questo partito. La cosa positiva è che noi abbiamo un grandissimo numero di osservatori interni in Georgia, molte persone, non so, studenti, giovani, cittadini della Georgia che si stanno registrando come osservatore, quindi vanno in varie parti nella Georgia per fare questo ruolo, e credo che sia senza precedenti. Sin dal 2012 non abbiamo avuto questo coinvolgimento di persone che vogliono veramente fare qualcosa, e poi abbiamo anche osservatori da parte di organizzazioni internazionali, e vorrei chiedere anche alla vostra commissione, ecco, se potete essere attivamente coinvolti nell'osservazione delle elezioni in Georgia. E poi per concludere vuoi dire che noi siamo motivati, mi scuso se sono un po' emotiva su questo, ma noi veramente siamo motivati per vincere queste elezioni, e sono molto ottimista. Io mi auguro molto che i georgiani possano veramente portare avanti una decisione importante, equa, giusta, che significhi che appunto il ruolo della Georgia deve essere nell'UE, questo è molto importante. E poi infine, dal punto di vista proprio storico, il mio paese, la nostra popolazione, i miei genitori, la mia generazione, i miei amici, abbiamo lottato a lungo per questi valori, l'UE, la NATO, proprio per essere veramente una parte della società transatlantica. Però purtroppo ogni governo della Georgia non ha mai avuto il coraggio di andare contro questa volontà del popolo georgiano. Quello che noi vediamo purtroppo oggi è che c'è una politica molto sfacciata da parte del Georgian Dream, e devo dire che la linea ricorrente della loro campagna antioccidentale, tutta l'opposizione, me compresa, membri della mia coalizione, membri di altre coalizioni che sono a favore affinché la Georgia entri nell'UE, ci chiamano agenti stranieri, fra virgolette. Sapete, questo è il discorso della legge sulla trasparenza, che significa appunto chiamare la società civile come appunto agenti, anticorruzione appunto, che è stata costituita dal governo. E il ruolo dell'anticorruzione per esempio è stato molto importante, e devo dire che questa unità anticorruzione non vuole soltanto analizzare i casi di corruzione. Questa unità vuole veramente fare pressione sull'opposizione politica, perché questa unità ha fatto un'indagine sui membri dell'opposizione e la società civile, l'organizzazione della società civile. Oggi, questa mattina, ero in una delle sedi della nostra organizzazione, era un distretto piccolo, ho parlato con la polizia, e ho parlato con la polizia perché qualcuno era stato molestato semplicemente perché aveva fatto delle scritte sulle pareti. Però non è la prima volta, questo è quello che fanno costantemente, quindi ecco, non vorrei parlare troppo perché vorrei essere qui a rispondere alle vostre domande e cercare di darvi tutte le informazioni che voi dovete conoscere per quello che è la situazione in Georgia. La Georgia
vuole essere veramente un faro della libertà, un pioniere dell'integrazione, e noi il popolo della Georgia rischia di perdere la sua destinazione finale storica, che è così importante per noi. Ecco perché noi siamo pienamente dedicati a vincere queste elezioni, e tutti i sondaggi, quelli più recenti pubblicati un paio di giorni fa, danno buone probabilità all'opposizione, quindi coalizione dell'opposizione dovrebbe avere più del 60%, però insomma quello che vogliamo dire, però la maggioranza costituzionale che costituisce 130 voti, e lui ha bisogno non soltanto della maggioranza costituzionale per mettere al bando l'opposizione, però per riuscire appunto a dire che la Costituzione dice che la Georgia vuole diventare membro dell'UE, e tutte le istituzioni devono attivarsi affinché il popolo della Georgia faccia tutto il dovuto per entrare a far parte dell'Unione Europea. Ecco, quindi stanno andando avanti queste trattative non saranno aperte. Le interpreti si scusano se hanno perso delle cose che sono state dette dall'oratrice, ma l'audio va e viene, cerchiamo di fare del nostro meglio. Ci sono molte decisioni sul tappeto e noi siamo adesso, abbiamo ottenuto il nostro status di candidati, però questa situazione può essere congelata, e è anche molto importante che il 26 ottobre è l'ultima opportunità per noi di far sì che la Georgia si allontani dalla Russia. Vi ringrazio sentitamente, vorrei chiudere qui e sarò lieta di poter rispondere alle vostre domande, che saranno così importanti per me. Ci sono colleghi e colleghe che hanno domande? Inizio magari io. Io ho due questioni. Una proprio sulle meccaniche elettorali della Georgia. Se nessun partito dovesse avere la maggioranza, che cosa succede? C'è la possibilità che si facciano delle coalizioni? C'è la possibilità di fare un governo di minoranza? E la seconda questione è che cosa dobbiamo aspettarci in termini di sviluppi nei giorni successivi al voto? Rispondo adesso, giusto? Okay. Per quanto riguarda la coalizione, senz'altro vi darò una risposta breve. Come ho già detto, ci sono quattro coalizioni che ci danno la possibilità di oltrepassare la soglia, e questi quattro partiti potranno realizzare una coalizione, perché innanzitutto sapete probabilmente che tutti questi paesi hanno firmato una carta scritta dal presidente, dalla presidente della Georgia, che è molto a favore dell'integrazione dell'Unione Europea, ha pubblicato questa carta che dice chiaramente che tutti i signatari devono realizzare tutta una serie di riforme importantissime per la coalizione. Il secondo punto è che bisogna continuare il dibattito con l'Unione Europea, e numero tre, abbiamo la responsabilità di concordare sul quali saranno le caratteristiche del futuro della Georgia. Questo che crea un po' l'accordo quadro per la coalizione. Senz'altro abbiamo avuto chiaramente delle opinioni differenti, come tutti i partiti politici nel passato, ma durante questo periodo preelettorale,
che è un evento sorprendente. Io chiaramente incontro molti georgiani che si sono sorpresi. La sorpresa è che ci sono stati dei chiarissimi accordi, non di combattere tra di noi. Abbiamo i nostri problemi, abbiamo la nostra campagna, abbiamo chiaramente i nostri programmi per realizzare alcune riforme sociali per il benessere dei georgiani, ma abbiamo un unico obiettivo, ovvero che la Georgia deve realizzare tutte le raccomandazioni e le riforme richieste, e che è una condizione fondamentale per l'Unione Europea. Noi abbiamo un altissimo senso di responsabilità, certo, le coalizioni possono chiaramente essere realizzate e gli accordi programmatici possono essere portati a termine, e diciamo che questa carta della Presidente è una garanzia proprio di questo. La seconda domanda ha riguardato quello che succederà subito dopo le elezioni. Come politico, ma anche come cittadina della Georgia, io spero, e tutti i sondaggi lo dimostrano, questa situazione che sto descrivendo, noi saremo in grado di raggiungere più del 50%, molto più del Georgian Dream, perché secondo i sondaggi adesso la Georgian Dream ha una percentuale che va dal 25 al 30%, quindi vorrei sottolineare che mai nella storia del Georgian Dream al governo dal 2012 questo partito non ha mai ottenuto più del 47%, e nel 2016, nel 2020, nel 2021, anche allora, quando l'obiettivo del Georgian Dream, perlomeno lo dicevano, che erano pro Unione Europea e pro Occidente, ma insomma anche allora la situazione non era molto diversa. E noi quindi speriamo, una volta che i seggi vengono chiusi e avremo un'informazione chiara dell'esito, ritengo che i georgiani avranno di che celebrare, perché non credo che con questo enorme sostegno dei cittadini georgiani, e anche chiaramente gli emigrati sono molto attivi perché la diaspora georgiana è estremamente attiva, non credo che quindi loro saranno in grado di vincere. Anche adesso il suono va e viene, scusateci. E quando il Georgian Dream dice di poter superare il 60% è un bluff. Signora Presidente, trovo molto interessante questa audizione che ci restituisce un quadro preoccupante della Georgia. Io avrei diverse domande da rivolgere alla deputata De Canoize, che ringrazio. In primis vorrei capire, il 20% della Georgia è occupato dai russi essenzialmente. Ecco, vorrei capire in percentuale quante sono le persone che si trovano in questi territori, e se in questo territorio, questo 20%, lei include anche l'Abkhazia. Poi vorrei capire, il partito Georgian Dream, che ha queste, diciamo, caratteristiche molto filorusse, se è sempre stato improntato a questa politica, o se invece nel corso degli anni si è avvicinato, diciamo, alla politica russa, a Orban, cioè che è successo a un certo punto? Questo partito ha cambiato atteggiamento, o è sempre stato così e dunque diciamo che ha mantenuto la sua posizione che già era tale alle ultime elezioni? Quindi volevo capire se di fatto la stampa è in condizione di poter essere libera in Georgia, quindi poter dare voce all'opposizione, o se come in altri paesi invece c'è una forma di pressione
sul sistema dell'informazione, quindi questo a svantaggio delle opposizioni chiaramente. Quindi vorrei avere qualche informazione aggiuntiva sulla situazione del paese e, come ho detto, riguardo l'occupazione russa, che misura questo anche andrà a incidere e l'evoluzione del partito Georgian Dream. Grazie. C'è una domanda anche dall'onorevole Billi. Grazie, anch'io ringrazio la parlamentare georgiana e per brevità arrivo subito al dunque. Innanzitutto l'esito elettorale, sì, è vero, diciamo che Georgia Dream non ha di sicuro la certezza di poter vincere le elezioni, un esito elettorale molto incerto, potrebbero vincerla ma potrebbero anche perdere queste elezioni. Nel malaugurato caso in cui Georgia Dream dovesse vincere nuovamente le elezioni, e mi pare scontato anche da quello che lei ha detto che non accetterete questo risultato elettorale, già nel vostro passato avete guidato appunto delle proteste, per esempio durante le elezioni del 2020 a riguardo, e quindi mi chiedo appunto nel malaugurato caso in cui Georgia Dream dovesse rivincere le elezioni anche formando un'eventuale coalizione con altri partiti, voi come vi comporterete, quali potrebbero essere le azioni che voi vorreste mettere in campo in questo momento? E poi volevo chiedere un'altra cosa che riguarda appunto le news di oggi, perché il Regno Unito, il suo paese, la Georgia, hanno sospeso il dialogo annuale sulla sicurezza. E il Regno Unito l'ha sospeso come forte, in segno di forte disapprovazione del percorso intrapreso appunto dal governo georgiano e quindi per esempio dall'attuale partito di maggioranza Georgia Dream nei confronti della democrazia e anche nei confronti appunto, come già accennavano anche altri miei colleghi, della Russia. E mi chiedo, considerando che lei chiaramente ha palesato in modo definito l'interesse della Georgia e anche del suo gruppo a entrare nell'Unione Europea e quindi a rimanere vicino ai paesi occidentali, mi chiedo voi come gruppo politico come vi ponete in particolare nei confronti della Russia, considerando comunque, come accennava anche la collega, che la Russia comunque è nel vostro paese, ha occupato dei territori e quindi è una situazione, devo dire, estremamente delicata da questo punto di vista. Quindi ringrazio ancora e vi porgo anche insomma l'in bocca al lupo per la campagna elettorale. Thank you very much. Grazie per le eccellenti domande. Allora, la prima domanda sull'occupazione della Georgia e la popolazione che vive quindi questa situazione. Il 20% della mia patria è occupato dalla Russia. La cosa è iniziata all'inizio degli anni 90 e non del 2008. Devo dire che sono molto emotiva su questo perché me lo ricordo quando ero bambina, quando ho avuto il primo passaporto della Georgia indipendente. Io ho visto, mi ricordo, vedevo i soldati russi che venivano a occupare la mia patria. Quindi all'inizio degli anni 90 separatismo appoggiato dalla Russia, naturalmente hanno fatto tutto per afferrare la terra dalla Georgia e occupare l'Abkhazia. E poi nel 2008 la Georgia è stata il primo caso di aggressione della Russia e mi ricordo perfettamente quando i tank russi sono arrivati a pochissima distanza da noi e mi ricordo il precedente governo, mi ricordo i partner internazionali avevano avvisato il presidente che i russi sarebbero venuti a Tbilisi e quindi me lo ricordo perfettamente e la Abkhazia
sì, fa parte della Georgia che è occupata, l'Ossetia del Sud, anche questa è occupata dalla Russia, e devo dire che abbiamo 300.000 più sfollati che in Abkhazia e al sud dell'Ossetia. Purtroppo le violazioni dei diritti umani naturalmente ci sono appunto in questi territori occupati, naturalmente poi vanno a vivere anche in altri territori. Ebbene, dal punto di vista di violazione dei diritti umani dei territori occupati, la situazione è orrenda, perché non hanno diritto di parlare in georgiano, non hanno diritto di avere istruzioni nella loro lingua natia, e ogni singolo giorno, in particolare nella zona Trinvalian, lungo la linea dell'occupazione, i soldati russi prendono cittadini georgiani e li uccidono. E abbiamo avuto molti casi, e quando rapiscono questi cittadini georgiani, alcune persone sono state uccise da soldati russi di fronte alle chiese. Ecco, questa è la situazione. Bene, allora, per quanto riguarda il Georgian Dream, che loro dicono che sono a favore dell'Europa e adesso invece stanno a favore della Russia, io posso dire che per me, bene, io sono in questa posizione dal 2012, per me quando Kvasnievskij è sempre stata una minaccia per la sicurezza della Georgia. Perché questo? Ve lo posso dire molto semplicemente. Kvasnievskij è una persona che ha guadagnato un sacco di soldi dall'inizio degli anni 90 in Russia. Lui non può neanche pensare in modo democratico, non sa neanche che cosa vuol dire, non capisce il settore giudiziario, non capisce che cosa vuol dire libertà di mercato, l'economia libera, e lui sa soltanto, ecco, per esempio lui voleva appunto adottare la legge agenti stranieri in Georgia per distruggere la società civile. Lo stesso è successo nel 2011, 12 e 13 quanto riguarda la Bielorussia, la Russia. Ebbene, quindi la dichiarazione quindi è stata pro-europea, e noi dicevamo, beh, va bene, allora vogliamo essere parte dell'UE. Anche nel 2020, nella campagna elettorale, aveva parlato dell'Unione Europea, ma dal 2022 ebbene, da allora il popolo georgiano era stanco delle sue bugie, il tasso di corruzione a livelli elevatissimi, i ministri, l'ex primo ministro, un sacco di appalti pubblici truccati, quindi un sacco di casi, tantissimi casi. Recentemente Kvasnievskij ha fatto dei cambiamenti sul codice fiscale, al codice di tassazione appunto della Georgia, e questo lo fa proprio per cercare di concentrare tutta l'affluenza economica in Georgia. Ecco, io devo dire che lui sa che non riuscirà a tenere per sempre il potere, perché l'Unione Europea, perché la comunità internazionale, perché diciamo la missione della Georgia, diciamo, la storia non è veramente in linea con quello che egli vuole, ossia fa tutta una serie di politiche che vanno a scapito, che sono in conflitto con i nostri partner internazionali, perché lui si ristabilisce lo Stato di diritto. Se lui è una persona che è incaricata della democrazia, beh, allora è chiaro, a questo punto potrà tenere il potere. Ecco perché tutti i regimi autocratici totalitari alla fine finiscono a essere a favore del governo russo. Ecco perché quindi lui vuole essere appoggiato dalla Russia. La disinformazione russa lo aiuta tantissimo, questa campagna pace e guerra, distruggere Mariupol, tutte queste cose, che per me è assolutamente immorale, perché io
mi sento molto vicino agli ucraini. Abbiamo tanti rifugiati ucraini da noi. Vi potete immaginare che cosa significa per i rifugiati vedere questi cartelloni. E quindi dal 2022 Ivanishvili non aveva altra scelta, perché c'era una linea rossa molto chiara che non esisteva nel 2008, malgrado il fatto che noi abbiamo avvisato il mondo intero che tu vuoi punire Putin adesso. Bene, non punisci adesso Putin, gli ucraini, sarà la prossima. Bene, la linea rossa è stata stabilita e lui vuole semplicemente rimanere dall'altra parte della storia. Ecco perché la sua posizione è chiaramente non chiamata. L'unico modo in cui lui potrà riuscirà a tenere il potere di avere appunto l'affiancamento della Russia. Bene, abbiamo un po' di canali dell'opposizione, libertà di stampa, quindi, però è molto difficile per i partiti dell'opposizione, per le organizzazioni dell'opposizione, per i media in generale, di riuscire ad avere veramente indipendenza, perché ci sono tutta una serie di legami, risorse finanziarie che vengono stroncate dall'unità anticorruzione e dalla sicurezza, difesa di sicurezza. E quindi sì, certo, noi possiamo parlare, possiamo usare i nostri social media, però purtroppo questa è anche una delle promesse fatte dal primo ministro della Georgia, Ivanishvili, che avrebbero messo al bando appunto tutte le organizzazioni politiche che rappresentano come, fra virgolette, agenti. Mi potete immaginare se io lavoro a favore della Georgia, mi devono chiamare a me agente straniero. Per quanto riguarda il mio atteggiamento verso la Russia, per quanto mi riguarda, c'è solo una parola che io posso usare. Sono i nostri nemici e purtroppo sono i nostri vicini, e la Russia è un vicino. Però se loro pensano che si può giocare con Putin, con la Russia, che si possono ammorbidire le relazioni con la Russia e risettare la politica con la Russia, Putin può rispondere in qualche modo, l'errore è una cattiva interpretazione. Noi per anni e anni abbiamo lottato con la Russia, non abbiamo avuto questo passato. Quindi noi abbiamo avuto la guerra del 2008, abbiamo avuto un accordo molto chiaro che purtroppo non è stato rispettato dalla Russia, e purtroppo anche con l'annessione della Crimea con l'occupazione del Donetsk e del Donbass e poi quello che è successo nel 2022. Quindi è molto chiaro, più dell'80% della Georgia considera la Russia come una minaccia nazionale. Grazie mille all'onorevole De Canoize, grazie Katia. Speriamo di sentirci presto con buone notizie dalla Georgia. Buona campagna elettorale. Thank you very much. First of all, thank you very much. Molte grazie. Da parte del popolo georgiano, come membro del Parlamento, vorrei semplicemente darvi i miei saluti più sentiti e vi ringrazio da parte dei georgiani. E sanno che a voi importa quello che succederà in Georgia. E una delle cose che i georgiani vogliono, innanzitutto, di esprimere la propria volontà alle elezioni, che saranno libere, devono essere libere e giuste, e numero due, e chiamare a render conto a coloro che hanno fatto tutto questo ai georgiani. Sarete consapevoli che 5 dei nostri giudici sono stati perseguiti per corruzione, 2 funzionari di polizia e altri hanno subito una sanzione, e 60% dei funzionari dei Georgian Dream è
sono stati oggetto di indagini da parte del State Department degli Stati Uniti. Vogliono tutti che i loro figli vengano istruiti all'estero. I membri di questo partito a Barcellona, Madrid, Berlino hanno chiaramente proprietà, chiaramente i proventi della loro corruzione, ma invece i bambini delle persone normali, del popolo georgiano devono rimanere qui a scuola e devono quindi tutti loro sapere che arriva il momento in cui dovranno rendere conto. Grazie. Thank you. Dichiaro chiusa questa parte della commissione per oggi.